Grande Fratello VIP, Simona Izzo eliminata, chi sono i nuovi nominati? Più del 64% dei telespettatori hanno votato per l'eliminazione della madre di Francesco Venditti. Un verdetto che Simona ha accettato con piacere, felice di lasciare il gioco dopo così tante settimane. La Izzo ha riabbracciato in studio Ilary Blasi e Alfonso Signorini, ma ha anche accusato un malore. L'artista stava infatti per svenire ed è stata così sorretta dalla moglie di Totti e dal direttore della rivista Chi. La scena ha divertito Marco Predolin che, durante un confronto con Simona, ha preso in giro la donna. Nominati Grande Fratello VIP, quinta puntata del reality show. Eliminata Simona Izzo, chi sono i nuovi nominati del GF VIP? Lorenzo Flaherty per la terza volta e Aida Jespica. L'immune della settimana è stato Ignazio Moser, il favorito del cast del programma. Ma sono stati immuni dalle nomination anche Giulia De Lellis, Daniele Bossari, Luca Onestini, Cristiano Malgioglio, Jeremias e Cecilia Rodriguez. Quest'ultimi sono infatti preferiti dal pubblico almeno per il momento e sono stati innominabili per questa settimana. I meno votati Ivana Mrazova, Gianluca Impastato, Veronica Angeloni, Lorenzo Flaherty e Aida Jespica hanno rischiato la nomination. Alla fine, ad avere la peggio, sono stati la showgirl venezuelana e l'attore di Fiction. Chi la spunterà tra i due? GF VIP, problemi per Luca Onestini, la sorpresa di Belen. Nel corso della serata non sono mancate le gioie e i dolori. La felicità è apparsa sul volto dei fratelli Rodriguez, che hanno riabbracciato la sorella Belen. L'ex moglie di Stefano De Martino ha approfittato della sorpresa televisiva per ribadire il suo grande amore nei confronti di Cecilia e Jeremias. Lacrime amare, invece, per Luca Onestini, sconvolto nell'apprendere dell'uscita tra la fidanzata Soleil Sorghe e il rivale Marco Cartasegna. L'ex tronista di Uomini e Donne ha rivisto il fratello Gianmarco, ma il comportamento della sua ex corteggiatrice lo ha parecchio turbato.